E là ragazzi, io sono Callari. Oggi sono qui perché voglio vedere con voi per quali motivi abbiamo bisogno della mega degli starter di Yoto in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Beh, come prima cosa è perché noi abbiamo già le mega degli starter di Kanto e di Hoenn. E sarebbe illogico e soprattutto brutto non dare questo privilegio anche agli starter di Yoto, che sono anche abbastanza belli, cioè hanno davvero bisogno di questa mega evoluzione. Un altro motivo è che siamo in pieno periodo seconda generazione, visti gli appena usciti Pokémon Oro e Argento per Virtual Console. E mettere una mega agli starter di Yoto sarebbe davvero fantastico da parte di Game Freak per far tornare ancora più giocatori nostalgici, oltre al fatto di aggiungere anche il Pokémon Accompagnatore, ma di questo ne ho parlato in uno scorso video che vi lascio alla fine di questo qui. Sarebbe anche una buona cosa perché Game Freak farebbe capire di ascoltare i fan e di aggiungere una cosa che stiamo chiedendo davvero da tanto tempo. Sarebbe anche un'ottima aggiunta dal lato competitivo, visto che già sono dei Pokémon abbastanza buoni. Figuratevi con una fantastica mega evoluzione. Poi gioverebbe questa mega evoluzione anche alle vendite del gioco, visto che appunto le mega evoluzioni degli starter di Yoto sono una cosa richiestissima tantissimo dai fan di Pokémon e sono molto apprezzate da appunto la maggior parte delle persone e quindi attirerebbero ancora più persone ai due nuovi titoli Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Niente ragazzi, questi erano solo alcuni dei motivi per cui dovrebbe aggiungere delle mega evoluzioni degli starter di Yoto in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Se ne avete altre fatelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto anche un bel progetto su, condividete con tutti questi amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale, attenzione, noi siamo al prossimo video, ciao!